Quanto ho speso secondo te l'altro giorno al bar per due caffè e una brioche? Qua in Inghilterra, a Brighton in particolare, in un barettino che non era mica un 3 stelle Michelin. Un baretto normale, normalissimo, anzi scrausetto lo definirei. 8 pound. Vado a spendere con la mia cartina contactless. Vado lì. 8 pound. Mi guardo anche questo mio amico. Ci sei 8 pound o 3 pound? No, 8 pound. Io ragiono un attimo, la guardo, la cassiera, e poi dico: ah no, no, sorry. I also got the croissant. Ho anche preso la brioche. Scusate, ho preso la brioche. Allora è giusto, no? 8 pound è giusto. Ma porca di quella miseriaccia. Ma quanto costa la vita? Sempre di più è la mia sensazione dopo sto anno pandemico. Ed è curioso perché c'era un dato che diceva 200 pound in più sarà il costo, l'aumento della vita nelle case inglesi, considerando i costi delle bollette, la luce, il gas, l'acqua e tutte queste menate qua. 200 pound in più, mi sembra poco. Poi questi dati, dove li tirate fuori? Quanto sono massaggiabili questi dati sempre, vero o no? L'inflazione è su, ok, 2,5%. C'era un articolo sul Guardian l'altro giorno che diceva: oh ragazzi, è il 2,5%, siamo sicuri che resta il 2,5%? Boh, non si sa. Però la sensazione proprio palpabile qua è che costicchia sempre un po' di più, sempre un po' di più. Un dato ad esempio interessante che avevo recuperato è che il latte è salito da 50p a 55p. Allora, quando uno guarda queste cifre dice: vabbè, ma in fondo costa più o meno uguale, se ne frega. Ed è vero, però perché ci fanno notare questi aspetti qua, questi elementi? Ma quando poi vai a toccare la realtà nei fatti, la sensazione è un po' diversa. Anche perché vi faccio notare, non so se avete letto la notizia, che negli Stati Uniti il prossimo anno ci saranno più matrimoni di quanti matrimoni ci siano stati dal 1984 a oggi. Dopo la pandemia probabilmente la gente ha detto: oh, periodo fighissimo, sposiamoci, capito? Non so, una roba così. E c'è un incremento incredibile di matrimoni. Allora queste famiglie si ritroveranno in una situazione dove la vita costa di più. E volevo portarvi qualche fatto così raccolto qua e là nelle mie ricerche e ricerchine. I 200 pound ve l'ho detto, l'inflazione ve l'ho detto. Il minimum wage però, quant'è che è il guadagno qua in Inghilterra ad esempio orario? E ho preso questa tabellina che ti dice che se sei un apprentice, cioè parti ex novo da zero, cookie 4 pound e 30. Se sei sotto i 18 anni 4 pound e 62, saltone cosmico. E poi vai su, sopra i 23 anni 8 pound e 91 all'ora, alla data del primo aprile del 2021. Non so se sia un pesce d'aprile, però insomma 8 pound e 91, questo è quello che porti a casa. E se tu vai a vedere quello che è il costo al supermercato dei vari oggetti, a parte, apro parentesi, che in questo momento con 1 milione e passa di persone a casa in isolamento causa Covid, abbiamo nei supermercati un po' di vuotarelli qua e là perché la filiera della fornitura non funziona così bene, no? Con la gente che non può lavorare, e quindi a volte c'è gli scaffali vuoti per alcune sezioni. Ma a parte questo aspetto, se tu vai al supermercato a volte ti chiedi: ma la gente che guadagna il minimum wage, ma come fa a campare? Vai nel supermercato più costoso che c'è, ok? Che è Waitrose. E non fa testo, perché ormai siamo all'estremo opposto. Siccome sono su un target di gente col grano, i prezzi sono sempre più alti. Waitrose è un posto dove se tu spendi belin meno di 100 pound, quando esci ti arrestano. Ti guardano e ti dicono: oh, tu, ciccio, dritto in prigione. Ma come ti permetti di spendere meno di 100 pound? Una volta io ho speso meno di 100 pound, mi sentivo in colpa. Dicevo: guarda, scusate, sorry, only today 100 pound, sorry. Mi guardavano tutti come dire: barbone italiano, vai, fila, tornate in Italia. È una roba allucinante, ma il costo è sempre più su. Se tu guardi un po' di dati in giro, però tutti gli elementi non fanno ben sperare. Vi do un altro elemento secondo me interessante. Con la Brexit, se tu vuoi avere qualcuno che lavora per te in Inghilterra e vuoi qualcuno ad esempio da un altro paese, prendiamo l'Italia, andiamo in casino. Cioè il tuo costo, vi leggo quello che mi ha scritto il legale, di fee legali per fare questa operazione di sponsoring, si dice. Cioè tu in sostanza dici: guardate, io voglio quella persona lì perché ha delle competenze che qua in Inghilterra non trovo. La traduco brutta, poi i legalesi in ascolto la diranno meglio di me. A naso: likely legal fees for supporting a company through the sponsor license process will be between 10 and 12k
tra i 10 e i 12 mila pound solo di spese legali per fare questa operazione, con un periodo che circa ti richiede tra i 2 e 3 mesi per essere completato. Che cosa significa? Che tu non prendi nessuno fuori Inghilterra, a meno di prendere il CEO, l'amministratore delegato della tua azienda o un manager di alto livello. Se no, ma perché dovresti spendere decine di migliaia di pound e aspettare dei mesi, quando qua spendi meno e ce li hai subito? Cioè non ha nessun senso. Allora, in questa situazione è evidente che abbiamo tutta una serie di brutti segnali post-Covid o durante il Covid, con una riapertura paventata, bello, tutto aperto, riapriamo, siamo belli. Nei fatti, boh, come staremo messi con il costo della vita? Se tu pensi di fare affidamento su quelli che saranno gli aiuti del governo, sul minimum wage, la paga minima, è così, in bocca al lupo. È per questo che ogni volta ci ripetiamo tra di noi, nel buio della nostra cameretta, nelle nostre conversazioni, che siamo obbligati a diventare imprenditori di noi stessi. Anche se non vuoi, sei obbligato, perché o ci pensi tu agli affaracci tuoi e alla tua sopravvivenza e della tua famiglia, se no non ci pensa nessuno. Gli aiuti vedrai che non ti arrivano, il costo della vita va su di brutto, le paghe varie non è che saliranno, e se salgono salgono di un micro centimetro. Inventati tu una soluzione, inventati tu quali sono gli investimenti migliori, valuta tu il coso, cripto, mica cripto, real estate, scegli tu. Però attenzione, perché qua il costo comincia a prendere questa impennatina, e per cui insomma non c'è tanto da scherzare. Questa è la situazione in Inghilterra. Come va in Italia?